Un sospiro di sollievo per l'Irpinia. Tutti i 18 tamponi analizzati dai medici del Cotugno hanno dato esito negativo. Lo ha annunciato a Palazzo di Governo la manager dell'ASL, Maria Morgante, arrivata in prefettura per un summit convocato proprio dal numero 1 della prefettura. Dei 18 tamponi che abbiamo mandato al Cotugno sono tutti negativi, quindi da questo punto di vista possiamo stare tranquilli. Stamattina abbiamo mandato altri 8 tamponi e speriamo, insomma, che nella giornata di domani avremo anche i risultati. In questo momento io mi sento di dare, insomma, un messaggio di distensione, quindi di stare tranquilli per quelli che sono i risultati che abbiamo oggi, però camminiamo, insomma, a vista d'occhio, quindi non possiamo sapere quello che succederà pure fra 5 minuti, quindi diciamo oggi siamo tranquilli, quindi dobbiamo essere contenti che questi risultati che tanto aspettavamo sono dei risultati negativi. Ma l'attesa continua, si conosceranno domani i risultati degli altri tamponi inviati all'azienda ospedaliera, altri 8 nello specifico. E intanto domani comincerà anche la disinfestazione nelle scuole. Stamattina già stiamo dando affidamento, quindi noi abbiamo fatto una comunicazione insieme alla Grano, che noi siamo per collaborare, non ci competeva alla provincia, però noi per solidarietà, insomma, abbiamo immediatamente dato la copertura, perché ovviamente c'erano le difficoltà anche da parte della Grano per far fronte a tutto questo, e quindi noi abbiamo detto ci siamo noi e siamo sul pezzo. Quando inizierà l'attività? Domani mattina, ci saranno sì, già... tra domani e dopodomani finiremo tutto.